Devo essere sincero. Questa il volta... panino lo vince questo. Fra, parliamo seriamente, è molto più bello e grosso. Ti piace bello e grosso, eh? McDonald's o Burger King? Quale dei due è meglio? Lo scopriremo in questo video comparando una giornata intera di pranzo, colazione e cena del McDonald's con una pranzo, colazione e cena del Burger King. Ma voi preferite Burger King oppure McDonald's? Fatemi sapere voi cosa preferite. Direi di partire quindi con la colazione. Vediamo che cosa ha da offrirci il Mac come colazione. Allora, dopo vedremo anche il Burger King, ordineremo quello e mangeremo una colazione. Vabbè, ma io so che il Mac comunque è un buon reparto. Tutte le volte che saltavo scuola per andare al Mac. Hai vari succhi. Ok, milkshake. Milkshake buonissimi. Ok, buonissimi. Allora ordiniamo un milkshake. No, no, aspetta, vuoi che te lo consiglio io? Vai. Allora, tu secondo me fra milkshake alla fragola per te. Oppure vaniglia, vedi come e vuoi. Tanto uno ne ordiniamo. E allora secondo me milkshake alla fragola, ci sta. Invece da mangiare a colazione, tipo qua c'ho le brioche. Guarda, sinceramente una donut zucchero. Donut zucchero. Anzi, con i marshmallow. No, con i marshmallow è molto più buona, dai. Ok, ok, ok. Ora andiamo al Burger King. Colazione Burger King. Vediamo cosa ha da offrirci il Burger King di colazione. Tipo raga, team McDonald's nei commenti. Sì, ok, ma questo lo decideremo alla fine del video, se effettivamente è così oppure no. Non vedo però da... Ah, ok, dolci, eccoli qua, penso siano questi. Torta Oreo. Sai che torta mi ispirano di più le cose qua, ci credi? Biscotti. Ma per i brownie o la torta Oreo? No, la torta Oreo, sai che io prenderei un... Ok, allora prendiamo la torta Oreo. Ok. Per il bere invece facciamo un po' di più fatica perché non hanno tanta roba da colazione. C'è il succo di frutta pago all'arancia, è la cosa più vicina alla colazione che ci sia, insieme magari ai frusti e alla pesca. Io direi succo di frutta però. Sincero, no. Perché costa 2,70€ per 20 cl, ne faremo volentieri a meno. Colazione McDonald's contro colazione Burger King. Siccome la webcam di Zerbi fa proprio schifo, lui è stupido, la batteria era scarica, quindi abbiamo perso parte della colazione, ma non tutta. Infatti il milkshake è ancora qua, la ciambella è sparita nel nulla. Però c'era da dire che era buonissima. Spoiler, vi fa già capire cosa era buono e cosa no. Perché io, come ho detto, il Mac non può perdere. Raga, perché da una parte abbiamo un gelato agli Oreo che però sa di tutto tranne che di Oreo. No raga, vi giuro, aspetta, fammi gelato normalissimo. Fammi riassaggiare bene. Fammi assaggiare bene anche a me. Guarda, mi metto tanto Oreo. No fra, ti giuro, no raga. È buono, è buono. No, non è che non è buono, ma cioè, raga, questo vi giuro che è la cosa più buona. Il milkshake e la vaniglia, raga, prendetelo, vi giuro. A parte che non è la vaniglia, la fragola. No, vaniglia. Sei stupido, è la fragola. Sì, ma non devi finirla, è la mia colazione. Raga, tu hai preso il Burger King. Ma non è vero, ma quando? Comunque, quindi sì, vittoria al Mac direi. Anche perché hanno molta più selezione rispetto al Burger King, che ha solo gelati, che comunque non sono proprio da colazione. Ci sono dolci. Mentre il Mac ha i succhi, il milkshake, i gelati, ha Mac cake, qua. Sì, sulla colazione c'è da dirlo. Il Mac vince, però proprio easy. Però io dico ci sono una anche cosa, le robessane, tipo le corazzine. Ma no, mangiatela tu. Però raga, vi dico una cosa: fidati che dopo ci sarà una bella competizione. Perché io conosco cose che abbiamo, lo so, che sono più buone al burger. Poi vedi. Ma senti, ok, finita la colazione, andiamo al pranzo. Let's go. Dopo una colazione leggera, chiaramente ci vuole il pranzo. E ovvio, per pranzo andremo a prendere qualcosa di sostanzioso per caricarci cattivo per tutta la giornata. Quindi un menù. Certo, menù. Io direi di prendere un menù simile da entrambi i posti. Perché se lo prendi di simile, poi chiaramente lo valuti uno e l'altro, ok? Vai, quindi cosa vuoi prendere? Tra l'altro ti pago la cena, quindi comunque dopo mi aspetto 20 euro 20? Minimo. Io direi 50. No, no, 20. Okay. Allora, guarda, per esempio qua vedo il Bacon King. Bacon King lo prendo sempre, buonissimo. Con... Sì? Yes, però sai che non no, so ma, se... ma c'è il Bacon King menu, guarda, così con il Bacon King di qua e di là e dall'altra parte c'è comunque il Grand Crispy McBacon. Esatto, quindi secondo me sono comparabili, entrambi, comparabili. Esatto, esatto. Raga, vedremo cos'è più buono tra questi due. Sarà una bella sfida, sarà una bella sfida. Anche secondo me. Pranzo McDonald's contro pranzo Burger King. Allora, anche questa volta tu ti prendi il Burger King e mi prendo il McDonald's. Vabbè, poi... Anche se tanto poi comunque no, facciamo un po' un po'. Sai che però io ti dico una cosa, qua io sai che sono un bravo ragazzo, mangio sempre bene. Immagino. E quindi so esattamente le differenze. Allora, la differenza sostanziale già la vediamo nel packaging del panino. Il panino al Mac è sempre in una scatola, tranne se è un panino scarso, mentre qua il panino è sempre in una busta. Onestamente, sai cosa preferisco io? La busta. Cioè, a me piace di più scartare il panino. Sì, il panino. Però io ti dico una cosa, fra, raga, le patatine del Burger King non sono confrontabili a quelle del Mac. Anche perché quelle del Mac arrivano sempre fredde quando le ordini da asporto. Fidati di me. Infatti. Assaggio. Queste sono fredde. No, oggi fanno schifo, di solito sono buone.
No, fra. Non meglio quello del Mac. No, raga. Allora, no, futuraccia. No, vi giuro, di solito sono meglio quelli del Burger King. Sono di mille volte meglio quelli del Mac stavolta. Confermo. Ti assicuro che di solito sono meglio questi qua. Fidati. Vabbè, io mi fido di quello che assaggio. E qua, sincero, stavolta le patatine le vincono il Mac. Il packaging lo vince il Burger King. Sì, ma le patatine e il Mac. Invece la Coca-Cola, quindi la bibita, vince questa. No. Anacquata. Anacquata. Esatto, ma sai che a me piace di più così che così. Ma così non è frizzante neanche. Proprio per questo, così è troppo frizzante e non riesco a berla tutta. Questa è no, mia. raga, lasciate stare un tipo preferenze, io preferisco questa. Se vi piace la Coca-Cola normale, è molto meglio questa, ovviamente. Adesso fammi. Ma questa è più personalizzata. Ma non so se c'è bene le differenze. No. 15 euro. Ma cosa devi sentire le differenze? Coca-Cola contro Coca-Cola normale. Solo che una c'ha un po' di acqua. Senti, ascolta, andiamo al panino. Molto, 10, raga, 20.000 volte meglio la coca questa, sicuro. La coca normale? Sì. Ma dove, dai? Ti giuro. Ma ti stai giuro. Buono. Allora, a parità di panino, quello del Burger King sembra più naturale e più grosso. Più grande. Sì, però c'è da considerare che questo è il Burger King menu. Questo non è il Grand Crispy McBacon. Bisognerebbe non è neanche non è neanche il Big Crispy. Ok, ma il Big Crispy ha tre panini. Cioè, comunque, secondo me andavano paragonati il Grand Crispy McBacon del McDonald's. Assaggiamo il gusto. Allora, com'è? A me mi è sempre piaciuto il Grand Crispy McBacon. Okay. Però qua è un po' freddo. Fra. È buono? Vediamo un attimo, ragazzi, le differenze. Allora, questo è molto più molto sostanzioso. Molto più sostanzioso, eh? È grande, è vero. Sembra più naturale questo. Mi spiace, ma devo dire che vince questo, secondo me. Devo essere sincero. Questa il volta il panino lo vince questo. Fra, parliamo seriamente, è molto più bello e grosso. Ti piace bello e grosso, No, però fra, dai. Anche il come si chiama? Il bacon. Cioè, qui, guarda quanto bacon c'è qua. E qui è praticamente finito, dai. Cioè, ragazzi, guardate quanto bacon c'è qui. Una striscetta, qui è pieno di bacon. Fra. Ma il Burger King vince sul panino e sul packaging del panino. Quindi, per i panini, onestamente, il Burger King vince. Però c'è anche da dire un'altra cosa, fra. Questo panino costava 3 euro in più. O 2 euro. Per questo ti ho detto che andavo paragonato con il Grand Crispy. Sì, ma il gusto non è che cambia. Quindi comunque, secondo me sì, le patatine Mac stavolta. Ma di solito, raga, secondo me vince Fidati. E secondo me la Coca-Cola è meglio questa, un po' più anacquata, fidati. Non lo so, raga, questo qui sta a preferenza. Poi lasciate stare altri poverini un pochino così. Però di solito la Coca-Cola si preferisce normale, fra. Sai l'unico motivo per cui preferisco questa a questa? Perché è più grossa. Perché questa, se non la voglio tutta, me la posso portare via. Questa no. Questa è un casino perché è nel bicchiere di carta, fa schifo. È vero, è vero. Quindi, vabbè, diamo la vincita a questa, dai. Ok, quindi questa volta vince il Burger King. Sì, diciamo che sta facendo le somme, vince di più il Burger King rispetto al McDonald's per il pranzo. Però, ma ora c'è da ordinare la cena. Che è la parte più importante, perché la cena insomma, è la parte più sostanziosa. No, eh, è il pranzo la parte più sostanziosa. Sì, ma io sostanzio la cena. A cena dobbiamo stare un po' più leggeri, perché esatto, poi si va a dormire, non si fa attività fisica e al massimo si ingrassa. Perché sennò, raga, questi addominali qua, esatto, non ce li ha nessuno di quindi, voi. Quindi sfiziosità, qualcosa di sfizioso. Allora, okay, allora, io ti dico, ci sono delle patatine che sono molto buone, però a me interessa anche nuggets contro nuggets. Esatto, siccome sia il McDonald's che il Burger King fanno le nuggets, io direi a questo punto compariamo le nuggets del McDonald's contro le nuggets del Burger King. Cena del McDonald's contro cena del Burger King. Vediamo il packaging. Quello più figo questo. King. Ma perché? Perché dovrebbe essere più ma figo? Fra, è bucherellato, uno ci mette stiloso, il stiloso, no, è stiloso. Hanno, usano la carta bucherellata per farci entrare l'aria. Ma che discorso è? Quello del Mac, sincero. Devo ammettere una cosa. No, raga, devo ammettere una cosa. A vederli effettivamente sono molto più fighi quelli del McDonald's. Quelli del Burger King. A parte che sembrano semplicemente un po' più colorati. Esatto. Tipo, guarda che dorata questa e guarda che spenta che sono è quella. Tipo cioè, come se avessero le rughe. Sì, sì, vecchi, ma sono anche più scuri. Non lo cioè, so. Guarda il colore di questa rispetto a quella. Sono due robe diverse. No, secondo no, me qui diciamo, potrebbe vincere il Burger per l'aspetto McDonald's. Però l'aspetto conta poco. Dipende, insomma. Ma sai cosa vorrei fare più che altro? Voglio fare una sfida dentro la sfida. Adesso io prenderò una delle nuggets o di qua o di là. E devo indovinare. E devi indovinare qual è. Va bene. Spacca? Ok, sono ok. Allora, chiudo gli occhi. Vai. Sei vai. Pronto? Vai, ho gli occhi chiusi, potete vedere tutto in camera. Ok. Apro la bocca? Vai. Mangia. Ok, non ti dico di dov'è, però dovresti indovinare. Secondo te,
dove proviene questa McNuggets? McDonald's. È vero? Sì, era del McDonald's, effettivamente. Ovvio. A questo punto io prendo una di quelle del Burger King, perché ti dico la verità, io non le ho mai mangiate. Ma veramente? Mai, zero. Assaggia. Sono più croccanti, eh? Come allora, sanno di più di pollo. È vero, è vero. Però sanno anche un po' di più di farina, tipo. Fammi assaggiare. Sono farinose, tipo, come se ci fosse della farina dentro. No, dentro queste. Ma dove? No, raga. E poi, vince anche il Mac perché ti dà la salsina, secondo me. Qui non te la dà? No, gratis no, devi pagarla. E beh, qua anche qui, eh? No, il Mac te la dà gratis. 10 centesimi, 100%. 100% gratis. No, perché tu sei... L'ho pagato. È un ciccione schifoso, però... No, non ma... c'ho contro i ciccioni, ovviamente, però per dire. Al McDonald's ti danno la salsina e te la scegli tu, non la scelgo neanche loro, quindi anche per questo è un vantaggio in più. A differenza del Burger King dove la devi pagare, quindi... Effettivamente Occhi potrebbe aver ragione, però dobbiamo notare anche che io onestamente preferisco di gusto questo, ti giuro. Ne prendo un'altra per sicurezza. Vai, prova. Altre due. Raga, vi giuro che secondo me è così. Fidati. No, secondo me è meglio quelle del Burger King. Raga, io ho questa sensazione. Aspetta. Anche sono più dure quelle del Burger King rispetto a quelle del McDonald's. Quelle del McDonald's sono più... scivolano via, sono proprio soavi. No, vince questo. Burger Fry. Raga, quanto male il Burger Fry? È iniziato male nella colazione, ma raga, di sera non è male. È più opinabile la cosa, nel senso che comunque uno allora va più a preferenze. Quindi, McDonald's o Burger King, scegliete voi chi ha vinto secondo voi o comunque secondo i vostri gusti. Onestamente io vado molto di più al Mac rispetto al Burger King e quindi preferisco il Mac. E sinceramente, se guardate anche l'aspetto economico, il Mac costa un pochino di meno del Burger King, ma comunque di pochissimo, 2-3 euro al massimo su tutte queste portate. Fatemi sapere nei commenti quale dei due ha vinto secondo voi. Secondo me, Mac. Secondo Zerbi, Burger King. No, Mac.